Ciao a tutti! Oggi realizzeremo insieme i biscotti Bora Bora. Sono dei gustosissimi biscotti al cocco e palline di lime. Andiamo a vedere quali sono gli ingredienti che ci occorreranno. Per realizzarli ci occorreranno 120 g di burro a temperatura ambiente, un vasetto di yogurt Bora Bora, yogurt al cocco più palline di lime, un uovo, 2 cucchiaini di lievito per dolci, 50 g di cocco grattugiato, 250 g di farina di tipo 00, 130 g di zucchero e per guarnire i nostri biscotti ci occorreranno un po' di granella di nocciole, il cocco grattugiato e andremo a spennellare la loro superficie con un tuorlo d'uovo sbattuto. E con un pennellino. Ci occorrerà una formina per biscotti. Io ho usato questa, ma voi potrete tranquillamente utilizzare la forma che preferite. Un mattarello per stendere la nostra pasta. E una leccarda da forno con sovrapposto un foglio di carta da forno. Adesso andiamo a prepararli. Per prima cosa accendiamo il forno e lo facciamo preriscaldare a 180 gradi. Poi ci occorrerà una ciotola all'interno della quale io ho già versato i 130 g di zucchero, i 250 g di farina di tipo 00 e i 50 g di cocco grattugiato. Adesso andremo ad aggiungere anche i 2 cucchiai di lievito per dolci. Mescoliamo bene il tutto. Facciamo la nostra fontana. Al centro della quale verseremo lo yogurt. Le palline di lime le conserveremo per dopo, il burro e l'uovo. Iniziamo ad amalgamare con il cucchiaio e poi procederemo ad impastare con le mani. Per aiutarci nella lavorazione e per toglierci un po' di impasto dalle mani, versiamo un po' di farina e continuiamo ad impastare in modo tale da rendere più semplice l'operazione. Se vedete che l'impasto è ancora troppo morbido, aggiungete un altro po' di farina in più. Una volta che il nostro impasto avrà raggiunto questa consistenza, continuiamo a lavorarlo su un piano. Certo, se avete un piano di lavoro in legno è molto più comodo. Vi si appiccicherà di meno. Ecco il nostro impasto pronto. Dovrà rimanere un po' granuloso.
un po' appiccicoso, proprio per via del cocco. Adesso, per facilitare la stesura, verseremo un po' di farina sul piano di lavoro. Un po' di farina anche sul mattarello. E andremo a stendere il nostro impasto. Lo facciamo alto circa mezzo centimetro o un po' di meno. Una volta steso del tutto il nostro impasto, andremo a fare le formine. Consiglio sempre di infarinare leggermente il bordo della nostra formina, in modo tale che così non si appiccichi poi la pasta ad essa. E le adagiamo non troppo attaccate sulla nostra leccarda da forno. Come potete vedere, una teglia è già completata e ne ho preparato un'altra e ho iniziato a disporre i nostri biscotti all'interno. L'impasto che è avanzato l'ho rilavorato e risteso e adesso procediamo a fare le formine. Una volta terminato tutto l'impasto, procederemo nel spennellare la superficie dei nostri biscotti. E li guarniremo con le palline di lime e con la granella di nocciole. E se volete anche col cocco grattugiato. Io lo metto perché a me piace tantissimo. Una volta spennellata tutta la superficie dei nostri biscotti, andremo a posizionare le palline di lime, così, in questo modo. Dopo aver posizionato tutte le palline di lime, andremo a versare un po' di granella di nocciole sopra e poi, se volete, anche un po' di cocco grattugiato. Inforneremo i nostri biscotti in forno già caldo a 180 gradi per almeno 15-20 minuti, o comunque fate sempre attenzione al tipo di forno che utilizzate, perché non tutti i forni sono uguali. Noi ci vediamo dopo. Ed ecco qui i nostri buonissimi biscottini Bora Bora appena sfornati. Inutile dire che in casa hanno rilasciato un profumo di cocco eccezionale. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta e noi ci vediamo alla prossima videoricetta. Un bacione a tutti, ciao!